Buonasera a tutti, benvenuti in Curia Iulia. Oggi presentiamo il volume Egittologia, un'introduzione di Patrizia Piacentini e Massimiliana Pozzi Battaglia. Come sapete, noi abbiamo tenuto questa mostra in Domus Aurea legata a Nerone, l'Egitto e il culto di Iside. Quindi c'è questa liaison, no? Tra il parco archeologico del Colosseo e l'Egitto. Tra l'altro, proprio lo scorso anno qui abbiamo presentato gli scavi di Aswan, il sito che sta scavando ormai da diversi anni la professoressa Patrizia Piacentini, che è direttrice dello scavo, insieme a Massimiliana Pozzi Battaglia, vice direttrice. E quindi questa sera abbiamo grande onore di avere con noi Paolo Mattie. Paolo Mattie non ha bisogno di presentazioni. Io lo voglio solo ricordare perché è lo scopritore di Ebla, i cui scavi sono iniziati nel 1964, ma soprattutto perché negli anni più recenti appunto vorrei segnalare i suoi importanti contributi sulla tutela del patrimonio archeologico e in generale culturale in tempo di guerra. Come sapete, la Siria purtroppo ancora oggi è segnata da una terribile guerra civile, ancora non risolta. È autore di numerosissimi saggi, non li sto a dire tutti, e quindi tanti articoli, tra l'altro per ultimo Ebla, la città del trono, archeologia e storia, Torino nel 2010 e tanti altri volumi successivi. Quindi il volume che stasera presentiamo è un manuale che offre al lettore, in generale anche agli appassionati oltre che agli studenti, una panoramica sull'antica civiltà della Valle del Nilo. E vorrei segnalare la particolare utilità del volume, in quanto all'inizio ha una tavola cronologica dei sovrani d'Egitto, un quadro sinottico che offre proprio uno sguardo d'insieme ai popoli del mondo mediterraneo a confronto e la geografia dell'Egitto, che sono già inquadrano il territorio. E tra l'altro nel volume è integrato anche da fonti testuali iconografiche ed è corredato da un ricco apparato bibliografico. E vorrei anche segnalare i numerosi box tematici che forniscono approfondimenti sugli aspetti più peculiari della cultura egizia, dalla scrittura alla letteratura, alle manifestazioni artistiche, architettura, usi e pratiche funerarie. Quindi un utile contributo a chi vuole conoscere quest'area, questo territorio importante del Mediterraneo. Io vorrei ringraziare ancora una volta Patrizia Piacentini per essere qui e Massimiliana Pozzi perché ci danno questa apertura su questa terra così importante per tutti i popoli del Mediterraneo. E un ultimo ringraziamento ancora a Paolo Mattie, professore emerito alla Sapienza Università di Roma e accademico dei Lincei. Grazie per essere qui questa sera, professore, e a questo punto le passerei la parola. Grazie. Diciamo di dividerlo in due parti. Uno è la presentazione di questo bel volume dei nostri due autori, Patrizia Piacentini e Massimiliana Pozzi Battaglia, e l'altro invece parlarvi delle mie attività passate. E quindi sono come due parti giustapposte di questo intervento. Vorrei subito dirvi che questo volume, che si chiama appunto Egittologia, un'introduzione, è nella bella collana
di Le Monnier Università, è un poderoso volume di apparentemente poco meno di 400 pagine, ma in realtà di più, perché ci sono quelle con il, diciamo, con il numero romano che lo rendono decisamente maggiore anche di 400 pagine. A mio modo di vedere, il volume si divide, in maniera, ve lo dico, un poco stravagante, in due parti estremamente diverse per dimensione. La prima è che è soltanto di 6 pagine, è definita introduzione e ha per titolo La nascita dell'egittologia come scienza. La seconda, che in realtà è l'intero corpo del libro, è una storia dell'antico Egitto di oltre 350 pagine, estremamente ricca e sapientemente articolata. Diciamo che sinteticamente e a premessa il giudizio di chi vi parla è naturalmente il giudizio di un, come voi ben sapete, archeologo del vicino Oriente antico e non di un egittologo, anche se pochi sanno, ve lo dico io, diciamo un archeologo del vicino Oriente antico innamorato dell'antico Egitto da quando avevo la tenerissima età di 14 anni, quando mi misi a casa mia, per i fatti miei, a studiare quella che allora era l'unica grammatica veramente autorevole e poderosa del Gardiner. Adesso credo, Patrizia, che ce ne siano, se non decine, quasi. Però il Gardiner rimane sempre la grammatica. Esattamente, una grande grammatica. E quindi così, donna, dato che, come forse sapete, io sono figlio di uno storico dell'arte che si è illustrato con rilevanti cose, soprattutto sul Medioevo di Roma, e che è stato anche sovrintendente alle gallerie della nostra regione di Roma e del Lazio. Con questo innamoramento subito mi comprò, quando io non avevo capacità economiche, questa poderosa grammatica di Gardiner, e mi ricordo il tempo in cui arrivò a casa questo libro che aspettavo con ansia. Poi diciamo che all'università, quando mi sono iscritto, ho cambiato idea. Ero molto giovane, in parte ingenuo, in parte non tanto, e mi convinsi che sull'Egitto mi sembrava che troppo si fosse già fatto e che preferivo occuparmi di qualche cosa in cui si potesse apportare un contributo diverso. E così ho cambiato, diciamo completamente, l'egittologia mi è rimasta in famiglia, perché poi ho sposato una ragazza della mia età, quando avevo solo 24 anni, che era una, non lo dico perché sono il marito, un'eccellente giovane egittologa che si stava laureando con i due professori che a quel momento cambiarono all'Università di Roma, che erano prima Botti e poi il grande Sergio Donadoni. Questo libro, vorrei dire subito, è molto bello e molto ben riuscito. Non è impresa da poco scrivere oggi, se mi permettete e se mi permette Patrizia, ancora una volta una storia dell'Egitto faraonico, perché di queste opere ce ne sono molte, ma soprattutto non è facile oggi scrivere una storia dell'Egitto faraonico che abbia caratteri di originalità, come effettivamente è questo volume che voi vedete qui. Fatta questa premessa del tutto positiva, in ogni senso, mi permetterò soltanto una piccola critica, ma questo fa parte delle mie, delle mie manie personali che avevo da giovanissimo. Cioè, io personalmente avrei gradito che fosse attribuito, un po' più di 6 pagine alla nascita dell'egittologia e alla storia dell'egittologia come
diciamo come scienza, proprio come disciplina, perché questo lo dico sia perché io sono stato sempre molto interessato fin da giovanissimo alla storia delle nostre discipline, perché come questa storia si è formata, come questa storia si è sviluppata, come poi ha avuto una fioritura, come poi può aver avuto un declino, è importante per capire come noi consideriamo queste civiltà antiche. Ma tra l'altro io so benissimo, conoscendo Patrizia, che lei è in realtà studiosa molto attenta proprio ai contributi che si sono succeduti di egittologi più o meno grandi nell'illustrazione, nelle scoperte sull'antico Egitto. I pregi di questa nuova storia dell'Egitto, dagli albori predinastici all'età ellenistico romana, sono molti e cercherò di elencarli almeno qualcuno per sommi capi, quelli che mi hanno fatto più impressione e che faranno impressione anche a voi nel leggere questo bel libro. Uno è la ricchezza della trattazione di ciascuno dei periodi tradizionali, antico, medio e nuovo regno, e i due periodi intermedi. Qui mi permetto quella che vi parrà una spiritosaggine. Ottimo che finalmente Patrizia, non succede sempre, e la sua coautrice usino il termine periodi intermedi, perché in realtà molto a lungo in italiano si è usato in maniera estremamente bizzarra il nome di periodo intermediario, che naturalmente intermediario da noi significa tutta un'altra cosa, ma in francese intermédiaire significa intermedio. E naturalmente tutti voi capite che, come posso dire, tutta la storia dell'egittologia naturalmente è stata influenzata dagli inizi dell'egittologia, che sono dovuti a quel genio immane, secondo me, tra i decifratori, che, ma non secondo me, secondo tutti noi, è stato naturalmente Champollion. Io che ho frequentato a lungo l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi, mi sono sempre commosso andando a quello che si chiama l'Institut de France, tornando indietro verso il quartiere latino, di vedere la strada intitolata a Champollion e una lapide dove c'è scritto che in quella casa aveva abitato Champollion, che ebbe delle idee assolutamente geniali sulla della decifrazione, altrimenti non sarebbe riuscito in questa straordinariamente epica impresa. Un secondo aspetto, insieme all'essenziale storia di storia politica, non mancano in questa opera l'attenzione al mondo religioso, alla situazione economica e ad aspetti sociali. Non mancano approfondimenti ottimi e funzionali che sono riservati ai cosiddetti box su molti temi. Questo è appunto un'abitudine di molti saggi recenti molto ben fatti, che approfittano di questo modo che si usa spesso oggi nei saggi critici di trattare dei singoli argomenti per poterli approfondire senza interrompere il filo del discorso in come due o tre pagine di un libro. Qui ce ne sono molti e sono eccellenti. La grande quantità di questi box è riservato per esempio ai testi antichi, ai testi geroglifici, ieratici ed emotici. Molto spesso si legge dell'antico Egitto senza riferimenti, se non come una cosa ovvia, alle fonti, naturalmente sono fatte sulle fonti antiche, ma qui sono illustrate in dettaglio queste fonti, come sono articolati veramente questi testi antichi, e questo dà una vivacità, una vivezza alla trattazione che è estremamente interessante. Un altro aspetto è la ricchezza e la cura nella scelta di un amplissimo apparato di immagini, con un mannello di figure a colori di
qualità adeguata in un volume che naturalmente... Allora posso dirlo di più? Dillo. Naturalmente, dico, come tutti sappiamo, è meglio avere la carta patinata per avere delle buone immagini. E, essendo questo invece un manuale, evidentemente la struttura di questi manuali, io ne conosco alcuni altri più vicini a me, peraltro eccellenti, appunto, della serie Le Monnier Università, e quindi... Queste figure, queste tavole scelte con grande accuratezza e direi proprio mirabilmente risentono un pochino di questa opacità dell'immagine che a colori, e soprattutto trattandosi di una civiltà come quella egiziana, è un peccato. Molte sono le immagini inconsuete che mi hanno assolutamente colpito e che veramente sono state scelte dalle autrici in maniera, secondo me, veramente eccellente. Naturalmente io non sono, come ho detto più volte, un egittologo, ma dico per dirvi, c'è un particolare di un rilievo del Tempio di Karnak con martellata la figura di Hatshepsut, un famoso faraone donna, e è un personaggio straordinario questa dama dell'antico Egitto che divenne faraone e rimase faraone a un certo momento con l'impazienza di salire su quel trono prestigiosissimo di un personaggio quasi senza paragoni come Tutmosis III, o Tutmose III, come volete che si dica, che poi fece martellare a un certo momento e distruggere. Allora, questa cosa è sempre detta, ma questa damnatio memoriae di Hatshepsut fa molto effetto vederla com'è la martellatura precisissima, perché non comparisse più nulla, né il nome né la figura del personaggio. E particolare di un dipinto delle tombe di Khnumhotep I a Beni Hassan, adesso non vi do le citazioni, ma sono interessantissime perché sono cose pochissimo conosciute e che sono mirabili tra le tantissime cose del mondo egiziano che sono di eccezionale fascino, di eccezionale suggestione anche per noi moderni. Ci sono naturalmente le pitture, soprattutto delle tombe, ma qui ci sono dei particolari che io devo dire non conoscevo assolutamente, di una tomba di Khnumhotep II a Beni Hassan, con degli uccelli su un albero che sono qualche cosa di assolutamente spettacolare. E quello che mi ha più colpito, devo dire, è, questa la ignoravo completamente, la tempera di Norman de Geris Davis, da un originale tebano, ho letto da questa cosa, non lo sapevo, della XIX dinastia, con il trascinamento di una statua di Tutmose I, che è il fondatore, è il terzo faraone della XVIII gloriosissima dinastia egiziana, che è il fondatore dell'impero d'Asia dell'Egitto. E qui si vede questa statua di Tutmose I in età ramesside, cioè parecchie decine di anni dopo, trascinata, e è interessantissima questa cosa, che Tutmose I è divinizzato con il colore scuro della pelle. Il colore nero della pelle era la divinizzazione definitiva di un grande personaggio, poteva anche, casi rarissimi, non essere un faraone. Sempre mi è molto piaciuto, tra questi caratteri particolari, l'estrema accuratezza della descrizione della tipologia delle tombe dei nobili del Nuovo Regno, come della struttura dei vari libri dei morti di età ramesside, che sono una serie in effetti, anche se è l'uno o l'altro che è conosciuto di più, diciamo. Una cosa pure che mi ha attratto e su cui richiamo la vostra attenzione è la quantità e la scelta delle foto che le autrici hanno fatto, delle foto d'epoca che documentano le straordinarie scoperte, soprattutto di tombe
diciamo, anche non famose, tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento. Qui le autrici si... come posso dire? Volevo proprio dire questo esattamente, quindi l'hanno capito perfettamente, perché questo fa parte in un modo molto particolare, ma io conoscevo l'interesse per questo motivo della storia, della disciplina delle autrici. L'aggiornamento fino ai nostri giorni dell'informazione è un altro dato estremamente interessante, aggiornamento che è semplificato dalla dettagliata, l'ho letto con grande interesse, del dettagliato riferimento ai risultati del cosiddetto Family of Tutankhamon Project negli esami radiologici e sul DNA eseguite sulle mummie sicuramente attribuite tra i parenti del faraone eretico Amenhotep IV Akhenaton, di cui ora è certo che Tutankhaton prima, Tutankhamon poi, era effettivamente il figlio di una particolare moglie secondaria. Questo è parso estremamente interessante e attualissimo su qualche cosa che è straordinariamente dibattuto, straordinariamente affascinante del mondo egiziano, naturalmente, come la tomba di Tutankhamon, che tutti sappiamo essere, mi piace comunque ricordarlo, la scoperta archeologica senza alcun paragone al mondo nel 1922. Ancora, la quantità delle carte, sembra un particolare, ma in questo volume mi è piaciuto moltissimo, la quantità delle carte, quindi lo sottolineo, la quantità delle carte geografiche, con i siti antichi e l'eccellente pratica, desueta completamente, di fornire per ogni sito dell'antico Egitto il nome corrente più diffuso, cioè quello che si utilizza normalmente. Il nome egiziano antico con la trascrizione in geroglifico, dal geroglifico. Il nome greco, anche in questo caso, anche in alfabeto greco, e questo poi lo ritengo eccellente, il nome arabo con la grafia araba moderna. Certe volte, insomma, se uno non è un poco addentro, soprattutto per l'Egitto, uno dice, ma questo che è? È il nome moderno, è il nome antico, ma come diavolo è? Invece qui si può far riferimento a questo e togliersi ogni curiosità. Da ultimo, ma fatto non irrilevante per la complessità del problema, la cronologia assoluta adottata nel volume è una che io definirei, non so se le autrici sono d'accordo, io la chiamerei medio-bassa, che pone l'inizio della prima dinastia dell'antico regno a circa il 3000 a.C., l'inizio della dodicesima dinastia del Medio Regno al 1985 a.C. e l'inizio della diciottesima dinastia del Nuovo Regno al 1550 a.C. È molto complicato il problema delle cronologie assolute e soprattutto del rapporto tra le cronologie assolute dell'antico Egitto e le cronologie assolute del Vicino Oriente tutt'attorno, perché l'Egitto è una, diciamo, l'egittologia è una materia talmente ampia e complessa che si è abituati, insomma, c'è una certa tendenza degli egittologi a considerare l'Egitto un poco appartato dal Vicino Oriente antico, ma le cose così non stanno storicamente. L'Egitto è pienamente parte del Vicino Oriente antico, dalla valle dell'Indo alla Libia, per intendersi, dalla valle dell'Indo ad Oriente alla Libia a Occidente. E che appunto mi sia consentito di esprimere in conclusione di queste mie considerazioni le mie personali congratulazioni alle autrici per aver saputo portare a termine un'impresa complessa come una storia della più affascinante civiltà, non solo del mondo antico, ma di ogni tempo, come quella dell'Egitto faraonico. E così è, sono 3 millenni di storia, straordinariamente documentati,
da testi scritti, da reperti archeologici, senza alcun paragone in tutta la storia dell'umanità. E questa fatica è stata portata a termine con competenza ed efficacia che chiamerei pari all'equilibrio e all'originalità. Queste sono le mie considerazioni che spero, come posso dire, accetti Patrizia, la sua coautrice. Benissimo. Adesso, invece, con qualche imbarazzo, come mi capita parlando di me stesso, nella seconda parte di questo incontro mi è stato chiesto di parlarvi della mia attività come archeologo militante, o come si dice dall'inglese, credo di aver inventato io il militante, perché non mi piace troppo questa cosa che invece si usa dire archeologo da campo. Da campo, non capisce che sto campo, sarebbe il field archaeologist della lingua inglese, che fa capire tutto, e così mi piace di più militante. Allora, in questo vorrei ricordare, avevo già detto, insomma, che io giovanissimo mi ero occupato a 14 anni di studiarmi il geroglifico, e mi ricordo, adesso sono tutti un po' ricordi personali, che quando arrivai all'università, molto più giovane perché impaziente di occuparmi delle civiltà antiche, avevo pure saltato la terza liceale, cosa che non è proprio frequentissima, e trovai questo anziano signore, eccellente ieratista, eccellente demotista, che era Botti, che e praticamente tutte le lezioni che faceva, che io seguivo con assoluta, non mancandone neppure mezza, subito si accorse che insomma sapevo già abbastanza di queste cose. E mi ricordo anche, questo è un aneddoto che forse Patrizia non conosce, che a un certo momento Botti, che era un signore estremamente signorile, mi disse: sa Mattie, l'anno prossimo verrà qui, mi è sempre rimasto impresso, un piccolino, perché era di statura piccola, un piccolino che sa di anche lui quanto lei di geroglifico antico. Questo piccolino era Alessandro Roccati, detto Sandrino, per questo lo chiamava piccolino, che poi è diventato un eccellente egittologo, titolare della cattedra di Sergio Donadoni a Roma, e che poi non ha resistito, da buon piemontese, lo dico con, senza nessuna acrimonia, io sono romanissimo, verso il Piemonte, mia moglie era piemontesissima, e perché non resistette a stare a Roma e tornò a Torino per il fascino, naturalmente, della, diciamo, della sua città, e poi soprattutto di quello che, non so se Patrizia è d'accordo, molto spesso viene definito, io ho qualche dubbio, ma insomma evidentemente perché non sono un egittologo, il Museo Egizio di Torino è considerato il secondo museo delle antichità egiziane al mondo, dopo quello ovvio che è quello del Cairo. E dunque, in questo passaggio adesso a me stesso, vorrei subito dire che anche per questo fatto che mia moglie era un'egittologa, ho continuato ad avere in qualche modo a che fare con l'egittologia, ed ebbi anche la fortuna straordinaria, per scavando un sito del Vicino Oriente, cioè del Vicino Oriente, non dell'Egitto, di trovare due reperti faraonici di grandissimo interesse, cioè una coppetta particolare, in realtà una lucerna, con sui bordi in geroglifico due dei nomi reali, dei cinque della titolatura reale dei faraoni, classica, di Chefren, il costruttore, come tutti sapete, della seconda piramide di Giza, e l'altro, il coperchio di una sorta di vaso da profumi
di un altro faraone, assai meno importante di Chefren, ma molto significativo comunque, che era Pepi I della VI dinastia. Questa scoperta è stata molto rilevante perché ha permesso l'unico sincronismo che tuttora noi conosciamo tra la Mesopotamia, la Siria e l'Egitto per il terzo millennio. Così noi sappiamo da questo ritrovamento nel Palazzo Reale di Ebla che Pepi I d'Egitto, Sargon il Grande di Akkad e un certo allora ancora sconosciuto Isciardamu di Ebla, che era il re di Ebla quando Ebla fu rovinata, distrutta, furono contemporanei, e questo è un elemento estremamente interessante. E sempre per passare dall'egittologia ad Ebla, vi ricorderò questa cosa singolare, non mi ricordo esattamente in che anno, doveva essere 1985, qualcosa del genere, con appunto mia moglie Gabriella, partecipammo al 6° congresso internazionale di egittologia al Cairo. Allora, in quell'occasione conobbi un personaggio rilevantissimo del mondo egiziano, che era Zahi Hawass, che probabilmente voi avrete sentito dire, che è stato ministro della cultura dell'Egitto e soprattutto presidente, credo, gli egiziani sono sempre un po' troppo orgogliosi, come adesso sentirete, del loro passato, mentre negli altri paesi, anche in Italia, qualcosa di molto simile, si dicono direzione generale delle antichità e dei musei, o direzione generale delle antichità, così in Egitto si chiama il Supremo Consiglio, ovvero una cosa che sembra di avere a che fare con dei faraoni. Allora, mi ricordo che Zahi Hawass, che era un personaggio molto particolare, fu molto gentile con noi, Gabriella era molto contenta di conoscere Zahi, e poi dopo che lui si congratulò per le scoperte di Ebla, così, a un certo momento con Gabriella, dopo che ci avevamo parlato, mi ricordo che dicemmo tra noi, certo, si vede che è egiziano, in realtà è gentilissimo, si congratula per quello che abbiamo fatto, ma ci tratta come gli antichi faraoni d'Egitto trattavano gli asiatici, cioè i vili asiatici, erano nulla di nulla rispetto a loro faraoni d'Egitto. E qui mi capitò una cosa interessantissima, perché oltre a Zahi Hawass, Gabriella ed io conoscemmo un egittologo che io non conoscevo dell'Università del Cairo, se non erro Gaballa Ali Gaballa, che mi venne incontro e mi disse: caro professore, sono contentissimo di conoscerla perché io dico sempre ai miei studenti all'Università del Cairo che ad Ebla gli italiani hanno fatto una grandissima scoperta. E io disse: beh, la ringrazio molto, mi fa molto piacere così. Poi mi guardò e mi disse con un sorriso: sa, noi egiziani, egittologi, siamo convinti in realtà che ogni scoperta grande si può fare soltanto in Egitto. Si fa comunque in Egitto, ma direi anche soltanto in Egitto. Io rimasi un po' allibito perché si vedeva in questi studiosi, la straordinaria grandezza di questa civiltà riflessa tra gli egittologi egiziani, Devo dirvi che appunto vi ho detto che quando avevo 14 anni mi ero messo a studiare geroglifico, ma poi quando sono diventato molto più grande così e mi sono occupato con questa mania delle conoscenze della storia della mia disciplina, ho scoperto con meraviglia, credo che sia una cosa inedita e quasi nessuno sa, salvo gli interessati,
che due grandi studiosi, due grandi maestri del nostro tempo di antichistica, prima di fare il mestiere, adesso vi dico chi sono, che poi hanno fatto, in realtà giovanissimi, volevano fare gli egittologi. Questi due grandi studiosi sono un grandissimo storico dell'antichità, che è Giovanni Pugliese Carratelli, e l'altro è Massimo Pallottino, che noi sappiamo bene essere praticamente il fondatore della etruscologia italiana ed anche in un certo modo dell'etruscologia mondiale. Pugliese Carratelli e Pallottino in realtà erano anche loro talmente affascinati da questa diciamo invincibile attrazione dell'Egitto che volevano fare gli egittologi. Quindi ho pensato che se personaggi come Pugliese Carratelli e Pallottino avevano poi cambiato, potevo cambiare anch'io senza grandi problemi. E, dato che è una cosa che spesso mi viene richiesta, ve lo dico prima che qualcuno di voi me lo chieda: come avvenne che io intrapresi lo scavo di questo Tel Mardich nella Siria settentrionale, 50 km a sud di Aleppo, che si è rivelato, lo feci nel 1964 la prima campagna di scavo, e nel 1968 facemmo una scoperta che permise di identificare questo Tel Mardich con Ebla. E questa identificazione creò particolare sensazione tra gli studiosi del Vicino Oriente, perché Ebla era stata cercata a nord di Aleppo anche in Turchia, cioè oltre il confine siro-turco, ad ovest verso il Mediterraneo e ad est. Un grandissimo archeologo semitista americano, alla fine degli anni 20, viaggiando da Gerusalemme fino ad Aleppo e poi scendendo, come si dicevano gli americani, fino a Ur, facendo al contrario la strada che secondo la Bibbia avrebbe fatto Abramo, aveva identificato Ebla, perché era interessato a trovarla da qualche parte, in un posto che stava sull'Eufrate, dove appunto non sta per niente. E perché io dunque mi pensai effettivamente giovanissimo e, come posso dire, un po' incauto, ma mi è andata benissimo, di scavare questo posto. Perché la prima volta, quando avevo 22 anni, nel 1962, partecipai a uno scavo, il primo mio scavo in Oriente, in Turchia, su un luogo in cui tuttora l'Università di Roma scava, Aslan Tepe, vicino Malatya, che è un centro molto importante dell'Anatolia. Avevo partecipato a questi scavi e alla fine, naturalmente, avevo del... Allora, non so adesso, mi pare che i ricercatori siano molto più liberi. Allora un ricercatore, insomma, doveva dire al suo professore quanto tempo si allontanava dalla sede universitaria. Io mi ero preso qualche giorno in più con il mio maestro, che era un bel rompiscatole per quei tempi, scusate il termine, e così passai in Siria. Avevo fatto la mia tesi su antichità della Siria del secondo millennio, di cui pochissime cose si conoscevano, e felicissimo di poter vedere questa mia adorata regione, mi arrivai, mi ricordo, in una notte stellata ad Aleppo, affrontando la frontiera, c'avevo una lira, naturalmente ero giovanissimo, e quindi presi dei taxi che si fermavano continuamente, una cosa stranissima, impiegai una giornata intera per arrivare, per fare non moltissimi chilometri dalla frontiera ad Aleppo. Aleppo si trova a una cinquantina, di sessantina di chilometri dai vari punti della frontiera con la Turchia. Arrivai per la prima volta in un famoso luogo
non c'erano molti grandi alberghi allora, non ce n'era nessuno, diciamo così, ce n'era solo uno che si chiamava e si chiama tuttora Hotel Baron, che sulla strada veniva reclamizzato come Hotel Baron, le seul hotel de charme d'Alep. È un albergo storico. Quando arrivai in piena notte rimasi un po' perplesso, tanto non avevo una lira, quindi non avevo, insomma, avevo pochissimi soldi. Quando mi risvegliai dopo, riposandomi, mi accorsi che in una stanza c'era appeso al muro un quadretto piccolo piccolo con il conto che aveva pagato all'Hotel Baron un personaggio molto particolare, che era quello che noi chiamiamo Lawrence d'Arabia, cioè il guidatore, diciamo il conduttore, il condottiero della rivolta araba del deserto della prima guerra mondiale. E Lawrence, pochi sanno, che aveva fatto una tesi sui castelli crociati in Siria, ad Oxford, e aveva partecipato a uno scavo in un posto importante a nord di Aleppo, sulla frontiera siro-turca, con un giovane, allora giovanissimo, archeologo che sarebbe diventato celeberrimo, e cioè Leonard Woolley, che è stato poi lo scopritore, lo scavatore di Ur in Mesopotamia meridionale e lo scopritore del famoso cimitero reale di Ur. E così arrivai ad Aleppo, entusiasta di finalmente di conoscere qualcosa della Siria, mi precipitai al museo archeologico, che era un caos. Non era in costruzione l'attuale museo che devono fare i archeologi, architetti tedeschi, e tutti i materiali stavano ammassati in una madras, in una scuola coranica, uno sull'altro così. Io lo visitai con grande curiosità e un po' di cose le riconoscevo dai miei studi, altre non le riconoscevo, ma mi sembravano tarde e non interessanti per me. Soltanto fui attratto da uno strano oggetto, largo circa un metro e profondo 50 centimetri, con due vasche, suddiviso in due vasche, e con tutta una decorazione attorno, sui lati esterni. Questo, alla persona gentilissima tra i funzionari del Museo di Aleppo, che mi accompagnava, gli dissi: ma che cos'è questa cosa secondo voi? E questo signore, abbastanza competente, mi rispose: ma è una delle tante cose che abbiamo dell'inizio del primo millennio della cosiddetta età aramaica della Siria. Io, che avevo fatto una tesi finita poco prima sulla Siria del secondo millennio, capii subito che questa datazione era completamente infondata e che era invece qualche cosa di cui non avevo mai visto l'eguale, ma che per una serie di motivi che mi apparvero subito chiari doveva essere dell'inizio del secondo millennio, cosa stupefacente perché pochissimo si conosceva dell'inizio del secondo millennio, ma proprio di queste cose, non molte, mi ero occupato nella mia tesi e quindi le conoscevo bene. E allora dissi: senta un po', ma sapete anche da dove viene questo posto, questo oggetto? E questo funzionario mi rispose: certo, viene da un certo posto che si chiama Tel Mardikh e che sta non lontano da qui, da Aleppo. Allora gli dissi: ma si può andarci a vederlo? E certamente, prendiamo un taxi, e le strade allora non erano come quelle adesso in Siria, ci si impiegava per fare 50 chilometri più di un'ora e mezza, diciamo. Adesso da Ebla ad Aleppo si impiegano 40 minuti, non di più, con l'autostrada. E così il giorno dopo prendemmo un taxi e
faticosamente arriviamo su questo posto, che sta molto vicino alla grande strada, allora era una strada molto malconcia, adesso è un'autostrada a due corsie, che connette le maggiori città della Siria da sud a nord, da nord a sud, come volete, cioè praticamente Aleppo a Damasco, la capitale nel sud, passando per due città importanti che sono Hama e Homs, Aleppo, Hama, Homs, Damasco. Arrivammo lì e io rimasi meravigliatissimo che quello che mi aveva, queste cose non credo di non averle mai dette a nessuno, questo funzionario del Museo d'Aleppo, prima di arrivare su questo tel si chiamano appunto le collinette artificiali che ricoprono dei monumenti, dei resti antichi, insomma, e che spesso sono, diciamo, nella maggior parte hanno quello che certi archeologi del Giro Oriente chiamano una specie di panettone basso, così un po' informe. Questa cosa invece, questo hotel Mardik era completamente diverso, e mi ricordo che lui andò nel villaggio e si rivolse subito a due tizi del villaggio che ci accompagnarono su questo sito. Ci accompagnarono e lui aveva una strana familiarità, diciamo così, con questi due contadini, e subito gli disse: ah, facciamo vedere a questo giovane italiano dove è stato trovato quel bacino che mi avete chiamato a prelevare per portarlo al Museo di Aleppo. Io rimasi esterrefatto. Questo hotel Mardik è una cosa una superficie di 56 ettari, che significa 1100 metri sud-nord per 800 metri est-ovest, è come un grande ovale, una grande ellisse. Quindi voglio dire, insomma, un bel po' di spazio. Questi arrivarono in un punto e dissero: è qui che l'abbiamo trovato. Questo bacino doveva essere intatto, questo bacino di un metro per 50 centimetri, ma come erano abituati a fare gli abitanti del villaggio, lo stavano rompendo semplicemente per usare le pietre per le fondazioni delle case del loro villaggio. Poi, nelle ben 47 campagne di scavo che ho fatto, mi sono arrivate ogni tanto, con prudenza, dagli operai migliori che mi dicevano: sa direttore, questo nell'arabo incerto che potevano usare con me, che parlavo un pessimo arabo, ma tale comunque da intendermi alla perfezione con i miei operai, questo l'abbiamo trovato nelle fondazioni della non sappiamo come, nelle fondazioni della nostra casa che stiamo ricostruendo. Lo sapevano benissimo come, perché tutte le pietre che prendevano non le andavano a scavare in una miniera o una cosa, ma le prendevano da questo sito di scavo sciaguratamente, e quindi prendevano anche quelle incuranti che ci fossero dei rilievi. Quindi vidi questa cosa e rimasi molto meravigliato dal vedere la morfologia di questo sito. Questa morfologia, provo a illustrarvela rapidissimamente, è praticamente appunto un sito di 1100 metri per 800, diciamo che ha soltanto al centro un vero e proprio tel, cioè una collinetta centrale molto piccola, poi una larghissima città bassa, anulare, e poi ai limiti estremi di questa città bassa, diciamo che si rialza il rilievo in maniera molto sensibile sul piano di campagna, fino a tra 18 e 20 metri. Allora, io che avevo visto dei tel, ma insomma non ne avevo visti molti, devo dire con franchezza, soprattutto avevo visto quelli di Anatolia e pochissimi di Siria settentrionale, rimasi esterrefatto a vedere questa morfologia e pensai: qua, questo deve essere un posto spettacolare, perché da questo posto viene quel bacino scolpito dell'inizio del secondo millennio. Se ha questa particolare morfologia, con una piccola collinetta centrale, poi tutto molto più basso, la città bassa, e poi di nuovo le mura, questo significava, anche un archeologo francamente
molto giovane, molto inesperto come me, che praticamente non c'erano state grandi sovrapposizioni, se no non sarebbe rimasta questa tipologia che appariva essere chiaramente quella di un centro urbano che aveva un alto terrapieno. Io sapevo già che all'inizio del secondo millennio in Siria si facevano questi terrapieni fatti proprio di terra battuta, ammassata così come murature. Poi c'era la città bassa e poi c'era questo tellino, un tel piccolo centrale, dove forse c'erano, chissà, gli edifici più importanti, qualche sovrapposizione, così. Rimasi affascinato da questo sito e me ne tornai a Roma. Straordinaria fortuna, nella primavera dell'anno successivo, un simpaticissimo, cui siamo diventati poi amicissimi, ambasciatore d'Italia a Damasco, che era, insomma, la Siria allora era poco importante, si annoiava mortalmente a fare l'ambasciatore d'Italia e quindi girava per il paese vorticosamente, come poi mi raccontò, e era diventato molto amico del direttore generale delle antichità di Damasco, il quale gli aveva detto: ma ambasciatore, ma com'è che abbiamo archeologi francesi, inglesi, tedeschi, pochi inglesi, qualcuno tedesco, cioè per lo più francesi, non moltissimi, e gli italiani non sono interessati? Allora l'ambasciatore Carlo Perrone Capano, che era un nobile napoletano simpaticissimo, mandò un messaggio alla Farnesina e disse: boh, chiedete un po' agli italiani se vogliono scavare in Siria, perché si può fare benissimo, qui sono molto contenti se si viene a scavare così. Naturalmente gli archeologi italiani a ben altro pensavano e quindi non risposero per niente, salvo il mio istituto, con il mio maestro, che era Sabatino Moscati, che mi disse: senta Mattia, va bene, allora si fa così. Lui era interessato a cominciare dell'archeologia del Vicino Oriente, oggettivamente l'ha cominciata. Era un personaggio molto particolare, ma insomma certamente di rilievo. E allora vada in Siria e faccia una cosa. Allora i professori trattavano gli assistenti in maniera, appunto, vada o sulla costa della Siria o all'interno, ma non tanto verso Oriente, perché mi deve trovare un posto eventualmente che noi chiediamo, che sia del mondo fenicio, di cui cominciava a occuparsi prima. Sabatino Moscati era un eccellente filologo semitico, ma si era, a un certo momento aveva preso questa grande passione, come certamente sapete, perché ha scritto moltissime cose sul mondo fenicio. Quindi cercheremo di avere una concessione su un sito fenicio della costa, oppure al massimo all'interno, ma non tanto in là, perché sennò poi potremmo trovare dei siti di carattere mesopotamico, e qui non siamo completamente preparati all'Università di Roma, eccetera, eccetera. Allora c'erano due professori ordinari di materie del Vicino Oriente Antico, mentre quando io sono andato in pensione eravamo arrivati ad avere 10 professori ordinari di Vicino Oriente Antico, insomma, per merito essenzialmente, mi posso permettere, mio e di un mio straordinario collega, professore di storia del Vicino Oriente Antico, che è all'età mia, e che è Mario Liverani, di cui forse conoscerete delle cose eccellenti che ha scritto, ha rivoluzionato la storia del Vicino Oriente Antico in maniera straordinaria. Insomma, noi ci eravamo impegnati fortemente a promuovere queste cose, e allora io feci una cosa. Andai, come mi aveva detto il mio maestro, in Siria, tornai lì, mi fecero vedere: ah, lei vuole una concessione di scavo? Ah, splendido, benissimo, d'accordo. Allora, mi ricordo che successe che arrivai a Damasco, devo trovare un posto, i colleghi siriani che hanno, come posso dire, hanno l'abitudine dei beduini del deserto di grande ospitalità, e mi dissero: vabbè, lei dottore si deve occupare di trovare un posto, però la prima cosa che le facciamo fare è un bel giro di 2 ore nella Ghuta di Damasco,
che è una splendida oasi intorno a Damasco, adesso molto malconcia per l'estensione della città di Damasco, ma allora un vero paradiso, e così era considerato un paradiso nel mondo medievale arabo, l'oasi di Damasco. Quindi mi ricordo che io pazientemente, ma tutto entusiasta, perché è un vero paradiso perduto, vidi quest'oasi e poi andai. C'erano persone che mi accompagnavano e successe che io le guardavo molto distrattamente. Quelli che mi accompagnarono a vederle e sulla costa e all'interno, capii anche che a un certo momento erano un po' seccati del fatto che io non ero molto interessato a quello che stavo vedendo, perché avevo già deciso tranquillamente che a Moscati avrei detto: guardi professore, chiediamo la concessione di questo sito, ma non gli avevo detto prima che cos'era, e poi non sapevo naturalmente cosa fosse perché mi aveva colpito. Ebbi una fortuna che a quell'hotel Baron, dove aveva alloggiato anche Lawrence d'Arabia, in quella primavera ci alloggiava per caso un grande archeologo contemporaneo che io, molto più anziano di me, che io conoscevo e che era, conoscevo perché gli avevo mandato i miei estratti, come si faceva allora naturalmente, e che era il maestro della scuola di Berlino, Anton Murtgat. E questo era un signore che amava molto la musica classica. Mi ricordo che al Baron mi accorsi che, dopo aver visto vari posti, ero tornato al Baron, sentii della musica suonata in maniera abbastanza sapiente. Allora girai un momento, non erano molto grandi questo edificio. Insomma, trovai questa stanza e c'era questo signore, molto grande maestro tedesco, che stava suonando al piano. Io mi misi da parte, aspettai, e poi avevo capito che era Anton Murtgat. Alla fine gli chiesi: professore, io sono Paolo Mattie, lei... Ah, certo, mi ricordo di lei, lei mi ha mandato degli estratti, interessantissimo, sì, benissimo, così. Senta, le posso chiedere una cosa? Lei sicuramente conosce vari siti della Siria, così. Io vengo perché devo chiedere una concessione per la mia università. Lei che ne pensa se per caso io consigliassi alla mia università di prendere la concessione di questo Hotel Mardik? Lui ci pensò un momento e poi mi rispose testualmente: credo che se l'Università di Roma chiederà la concessione di scavo di Hotel Mardik, non se ne pentirà. E io pensai: ah, ecco, è così che si esprimono i grandi maestri dell'archeologia orientale. E in effetti non mi sono pentito io e non si è pentito nessuno. Feci chiedere questa cosa, immediatamente ci diedero la concessione di scavo, e adesso vi dico semplicemente, abbreviando un poco quello che ho immaginato di dirvi, che Ebla è diventata effettivamente molto, molto famosa. Da ultimo vi dirò perché Ebla è oggettivamente così importante, ma per il momento, per darvi un'idea di che cos'è questa città, vi dirò che Ebla praticamente ha avuto come una successione di tre periodi: una prima Ebla, una seconda Ebla, una terza Ebla. La prima Ebla è quella più o meno della metà del terzo millennio avanti Cristo, che fu distrutta verso il 2300, probabilmente da Sargon di Akkad, il fondatore, si dice, del primo impero universale della storia, che veniva dalla Mesopotamia. La seconda è un periodo di grande fioritura, a cui appartiene il palazzo reale di questi famosi archivi reali di Ebla, che sono la cosa che ha reso celebre Ebla. Furono scoperti, io cominciavo gli scavi nel 64, furono scoperti nel 1975. Poi la seconda Ebla è invece un periodo di decadenza abbastanza oscuro degli ultimissimi secoli del terzo millennio, e la terza Ebla è di nuovo un periodo di fioritura, quello che si chiama il Bronzo Medio di Siria, tra il 2000 e il 1600. Nel 1600 questa città fu definitivamente distrutta
adesso sappiamo, addirittura da un poema che fu scritto in accadico e in Hurrita sulla distruzione di questa città, quindi era una città che faceva in qualche modo effetto. Quindi diciamo che Ebla ha avuto una vita più o meno di un millennio o poco più. Dopo il 1600 diventa semplicemente un villaggio, una serie di piccoli villaggetti interessanti, ma che non creavano grandissimi problemi nell'esplorazione del sito. Nel 1975, appunto, avvenne la scoperta degli archivi di Ebla, per cui Ebla è, diciamo, entrata un poco nella storia, ma soprattutto nella leggenda dell'archeologia orientale, che sono questi famosi archivi. Sono 17.000 numeri di inventario di tavolette intere, grandi frammenti o piccolissimi frammenti, sono 17.000, e tuttavia di questi 17.000, 2.000 sono praticamente intere, 4.000 o 5.000 sono dei grandi frammenti e il resto sono dei frammenti più piccoli, molto difficili da rimettere all'interno. Questa scoperta di questi archivi cuneiformi è stata qualcosa che ha sbalordito effettivamente il mondo, perché era, vi ho detto ripetutamente, diciamo una scoperta ottocentesca più che del Novecento. E mi ricorderò sempre, ve lo dico rapidamente, che quando cominciammo a trovare, noi scavavamo allora con il metodo, diciamo, stratigrafico che allora si usava per lo più in Oriente, il cosiddetto metodo Wheeler-Kenyon, che in maniera molto rigorosa obbligava, diciamo, a fare sempre dei quadrati di 4 metri per 4 metri, separati da dei tramezzi di un metro per scaricare la terra, per vigilare, eccetera, eccetera. E ricorderò sempre che un bel giorno dell'ottobre del 1975, io sapevo che c'era qualche cosa di attraente, ma insomma c'era questo quadrato di 4 metri per 4 metri che cominciarono ad affiorare molto più in alto di dove io sapevo, perché ci avevamo scavato vicino, in un altro quadrato vicino, eravamo arrivati al pavimento di questa che sapevamo essere il Palazzo Reale del terzo millennio, cominciarono ad apparire una serie di tavolette cuneiformi che invece di essere di piatto stavano tutte in verticale e che scendevano lentamente. Io rimasi esterrefatto e dissi: ma com'è questa cosa stranissima? Come stanno messe queste cose? E stanno così in alto rispetto a dove stava il pavimento che io sapevo dove stava. Quindi scesi con molta prudenza e queste tavolette aumentavano. C'erano una, due contro la parete, poi 4, 5, 6, 8, 10, 15. Insomma, rimasi assolutamente allibito e forse uno poco pensa, questi poi sono tempi un po' antichi dell'archeologia. Questo però ve lo racconto rapidissimamente. Decisi qui come si fa, bisogna fare molta attenzione, insomma, di recuperarli bene e presto. Si può lasciare, insomma, i miei operai in parte erano fidati, ma non tutti erano fidatissimi. E le voci si spargevano immediatamente nella cosa. Allora che cosa feci? Vedendo apparire queste cose, dissi a due, allora non avevamo una missione molto estesa, a due miei colleghi di scendere dentro questo quadrato di scavo e di stare loro lì, senza lasciare un istante questo quadrato di scavo. Al guardiano del tel, che era armato, dissi di stare sopra, di non entrare e di tenere il fucile spianato, che se qualcuno si avvicinasse, non che gli sparava, ma lo allontanasse. Benissimo. Poi che cosa feci? Presi la macchina e andai dal governatore della regione da cui dipendevamo, che era una persona molto simpatica che avevo conosciuto,
lo svegliai nel sonno pomeridiano e fu meravigliatissimo. Mi disse: professore, ma che è successo? C'è qualche problema? Perché sempre curava la nostra sicurezza anche. Dissi: no, caro governatore, c'è che stiamo trovando questa cosa. E io sono preoccupato perché si devono prelevare con cura, ma salvaguardando. E lui mi rispose: benissimo, allora sono pronto a darle 10 poliziotti che vigilino. E io risposi: grazie governatore, soltanto che se io torno con 10 poliziotti, tutti gli operai del villaggio penseranno che io non mi fido di loro. E quindi bisogna che facciamo in un altro modo. Lei è allertato che c'è questa scoperta, voglio dire patrimonialmente estremamente rilevante, per intendersi, scientificamente non vi dico, ma patrimonialmente estremamente rilevante. E lui mi disse: benissimo, allora io non glieli do a ragione perché si seccherebbero gravemente gli operai del villaggio, però mi tengo pronto, benissimo. Poi fece una cosa. Andai nell'unico posto, allora era molto difficile, un villaggetto vicino dove si potevano mandare telegrammi, si potevano mangiare solo in francese all'estero, e mandai un telegramma all'ambasciatore d'Italia, al direttore generale delle antichità di Damasco, siriano, che aveva fatto una scoperta di questo genere, all'ambasciatore d'Italia, al rettore dell'Università di Roma. E, dopodiché tornai sul sito di scavo, chiamai tutti i miei collaboratori, non eravamo molti allora, dopo abbiamo avuto una, diciamo, missioni di una ventina di colleghi, così, e invece eravamo molto pochi, e allora chiamai i 6 di cui uno ero io, diciamo che normalmente seguivano gli scavi proprio sul cantiere, e gli dissi: adesso si fa in questo modo, noi facciamo delle coppie di 2, io un altro, altri 2, cioè 3 coppie, e si fa in questo modo, obbligatoriamente, anche se loro erano entusiasti, mi dicono: ma dai, non ti preoccupare, è questa cosa straordinaria, ci impegniamo tutti così, no, dico, fate in questo modo come dico io, 8 ore si sta lì sullo scavo, e si prelevano lentamente e con un sistema particolare di segnalare la provenienza esatta sul sito, le tavolette. 8 ore, la stessa coppia torna a casa della missione e riceve le tavolette che a poco arrivavano alla casa, le pulisce e le collabora a siglarle, e 8 ore obbligatoriamente voi dormite. Tutti rimasero un po' esterrefatti e disse: vabbè, se vuoi che facciamo così, facciamo così. No, dico, facciamo così, perché se no, qui tutti entusiasti, ma dopo 2 giorni moriamo. E avevo perfettamente ragione. Ci abbiamo messo 8 giorni e anche con questo sistema di 8 ore obbligatorie di sonno, la missione era praticamente allo stremo da questa cosa. Diciamo, poi continuò il prelievo in una zona immediatamente vicina, in altre piccole zone, qui c'era allora il grande archivio reale di Ebla, erano più o meno 15.000 appunto i numeri di inventario, e quando furono tutte prelevate, pulite, siglate, cosa essenziale che venissero siglate teoricamente con un inchiostro indelebile, si formarono 99 casse grandi in questo modo, non si potevano mettere una sopra l'altra, quindi erano basse, sono le fotografie di queste 99 casse, la missione di Ebla con queste 99 casse dietro così, che poi furono portate a passo d'uomo praticamente, perché i sobbalzamenti, pure se erano molto tutelate, non potevano essere quando le consegliammo al museo di Aleppo. E, dunque, ho preso molto tempo, credo di avere ancora 10 minuti, sì, possibile? Sì, perché poi dopo dovrebbero parlare le autrici anche, no? No. Allora, niente, no. No, vi dico soltanto che
diciamo, secondo alcuni, questa scoperta di questo archivio reale di Ebla è diciamo, non a scala vicino Oriente, ma a scala planetaria, la maggiore scoperta archeologica della seconda metà del Novecento. Della prima metà non ci sono, non c'è scampo, è la scoperta della tomba di Tutankhamon. Ma questa ha un significato straordinario. Adesso vi dirò rapidamente perché. E perché da molti è considerata in questo modo. Diciamo, perché questi archivi sono così straordinariamente importanti? Per questo motivo, che adesso vi riassumo così, un po' semplificando. Dunque, nella seconda metà del quarto millennio si formano nella Mesopotamia, cioè ad est della Siria dove noi eravamo, le prime città della storia. Nello stesso tempo, più o meno, con rapporti che tuttora sono estremamente discussi, si forma la civiltà faraonica verso gli ultimissimi secoli del quarto millennio. Allora, in Mesopotamia, le più antiche città della storia a scala planetaria. In Egitto, il primo stato territoriale e, secondo me, nazionale della storia del nostro pianeta. Qualche cosa di straordinariamente eccezionale. Ma che cosa caratterizzava unitariamente la Mesopotamia meridionale e l'Egitto? Il fatto che questi due fenomeni si verificavano in connessione e strettamente vincolati a delle valli alluvionali, dell'Eufrate e del Tigri, i due grandi fiumi che danno nome a Mesopotamia, città tra due fiumi. E naturalmente il Nilo nell'Egitto, le più antiche città e il più antico stato territoriale nazionale. Beh, allora, l'umanità, diciamo così, come dicono i francesi, aveva inventato le città. Eh già, ma apparentemente queste città allora erano vincolate alla presenza di una valle alluvionale. Di valle alluvionali sul pianeta ce ne sono. La Valle dell'Indo, il Fiume Giallo, insomma, ce ne sono non poche, ma non sono tantissime. Allora, adesso, e finisco, diciamo che gli studiosi ritengono che ci sia stata una prima urbanizzazione, che è quella appunto che abbiamo detto adesso, ultimissimi secoli del quarto millennio, e prime città vere e proprie, sono città importantissime della Mesopotamia meridionale, e stati territoriali l'Egitto. Però c'è una seconda urbanizzazione che si verificherò durante il terzo millennio in Alta Siria e in Alta Mesopotamia, dove non c'erano vicino grandi fiumi. Non c'erano naturalmente il Nilo, sta in Egitto, niente da fare, l'Eufrate e il Tigri sono molto separati e tra loro c'è cioè, zone, tra l'altro, quasi desertiche in parte così. In questa area, diciamo durante il terzo millennio, poco prima del 2500, si cominciarono a formare delle città. Ebla è in assoluto, per ritrovamenti archeologici e per questo fantastico ritrovamento epigrafico, la città meglio conosciuta in assoluto, ma di gran lunga, rispetto alle altre che pure poi sono state scavate, della seconda urbanizzazione. Io mi ricordo che un collega americano arrivò, mentre noi avevamo trovato questi testi, pieno di soldi e mi disse, senti Paolo,
io devo trovare un'altra Ebla. Come sarebbe? Dico, scusa, è l'Istituto Orientale di Chicago, che è ricchissimo, mi ha dato un sacco di soldi, devo trovare un'altra Ebla perché allora me lo finanziano. Io rimasi esterrefatto, gli dissi, beh, vedi un po', ci sono altri siti, a un certo momento se ne possono trovare altre. Però è passato molto tempo, non ne sono state trovate a questo stesso, sono state trovate alcuni piccolissimi archivi di quegli stessi anni, praticamente un centro soltanto. Quindi, perché dunque Ebla è così importante? Perché Ebla è la testimonianza che le città potevano svilupparsi lontano dalle valli alluvionali, dato che se fossero state soltanto vincolate, sempre vincolate alle valli alluvionali, si sarebbero formate, come in effetti è successo in secoli successivi, quelle che vi ho detto nella valle dell'Indo, per dire così, anche in Cina, ma non era una tipologia di sviluppo dell'umanità che poteva essere diffusa largamente. Se invece era documentato che c'era la possibilità che queste città si sviluppassero con quella che si chiama, tra gli archeologi per intendersi, archeologia secca, cioè non umida come quella delle valli alluvionali, e naturalmente questo significava che le città si potevano sviluppare praticamente dovunque sul pianeta. È per questo che la scoperta di Ebla è straordinariamente importante, perché è la dimostrazione del fatto che la città può svilupparsi lontano dalle valli alluvionali. Da allora, come adesso per noi ancora, città è sinonimo di civiltà, di fatto. Grazie. Grazie al professor Paolo Mattie per questa dotta sia presentazione del libro che questa storia affascinante della scoperta di Ebla. Devo dire che ha segnato un po' la storia, no, dell'archeologia in generale, quindi al di là proprio delle specializzazioni nelle varie. Quindi intanto vorrei ringraziare Giorgio Piras, il direttore del Dipartimento di Scienze Antiche della Sapienza, per essere qui questa sera, Anna Maria Reggiani, già soprintendente del Lazio, e farei concludere a Patrizia Piacentini, professore ordinario di egittologia e archeologia egiziana all'Università degli Studi di Milano, che ha questa bellissima, tra l'altro interessantissima, missione in Egitto, e autrice insieme a Massimiliana Pozzi, alla quale mi lega anche un rapporto di amicizia, ma abbiamo anche realizzato diverse mostre insieme, tra cui l'ultima in Domus Aurea, l'Amato di Iside, anche Egizi ed Etruschi, quindi dalla collezione Berman, lo scarabeo dorato. E quindi do la parola a Patrizia Piacentini. Grazie, grazie a te Alfonsina, e un grazie veramente di cuore al professor Mattie per questa introduzione al manuale poi per questo percorso straordinario che ha illustrato questa scoperta altrettanto straordinaria di Ebla, che, come il professore ha ricordato, ha avuto comunque contatti anche con l'Egitto, quindi, e tra l'altro nel manuale, ovviamente in poche righe, poco spazio, abbiamo parlato, ovviamente abbiamo accennato anche a questi contatti e a quello studio che Gabriella Scandone Mattie fece proprio di questi pezzi clamorosi, con l'iscrizione di due sovrani egiziani del terzo millennio. Allora, accetto naturalmente il rimprovero, che il professor Mattie ci ha fatto, di aver accorciato troppo la parte sulla storia dell'egittologia, che, come lui sa bene, abbiamo fatto a malincuore, perché insomma, ci sarebbe tantissimo da dire, ci sarebbe stato tantissimo da dire. Avevamo appena scritto, tra l'altro, un lungo capitolo sulla storia dell'egittologia italiana, e quindi però
mentre il professore parlava, mi è venuta un'idea, non so se l'editore sarà d'accordo, ma si potrebbe, visto che a questo manuale si affianca un altro che noi abbiamo soltanto tradotto dal francese, che è il manuale di epigrafia, insomma le lezioni di epigrafia geroglifica, si potrebbe fare un altro manuale, un po' più agile, di 200 pagine o anche meno, sulla storia dell'egittologia. Vogliamo farlo, Paolo, però bisognerà magari allargarlo anche ai nostri vicini, che non sono sempre vivi, perché tu hai dimostrato che, al contrario, qui siamo state noi a fare un po' la figura delle, insomma, di fronte a tanti archivi, a tanta importanza di questo sito veramente straordinario, come ha detto la dottoressa Russo, ha fatto scuola nell'archeologia, non soltanto nell'archeologia orientale o vicino orientale, ma insomma. Quindi, no, comunque, parlando seriamente, quello che abbiamo cercato però di fare, a fronte delle poche pagine che abbiamo dovuto dedicare a tanti temi, perché di tutto si poteva parlare molto di più, in modo molto più esteso, abbiamo cercato appunto di illustrare il manuale con molti materiali, molte riproduzioni di materiali conservati negli archivi di egittologia dell'Università di Milano. Appunto questo ha permesso di fare qualche piccolo scorcio appunto su scoperte del passato molto molto importanti e insomma di allargare un po' questo discorso. È chiaro che fare una storia di quasi 4.000 anni in 400 pagine non è facile. Allora, io prima vorrei lasciare comunque la parola anche a Massimiliana, che lei, a differenza mia, ha la grande dote della sinteticità, soprattutto nello scritto, quindi lei scriveva velocemente, io poi facevo un po' di ricamini, insomma abbiamo lavorato bene insieme, perché siamo complementari nella scrittura come lo siamo sullo scavo. Quindi lascio subito la parola a Massimiliana per una breve, non so se vuoi far vedere qualche immagine. Sì, magari facciamo partire un attimino le immagini. Allora, avevamo scelto qualche pagina per far capire un po' la struttura e qui vediamo appunto a sinistra vediamo appunto una delle pagine dedicate alla storia delle poche pagine dedicate alla storia dell'egittologia, ma è colpa mia, nel senso che ho pensato, visto che avevamo già integrato la preistoria a tutto titolo dentro il percorso del volume, e i ragazzi, spesso, quelli che iniziano egittologia, sono molto impazienti di arrivare all'egittologia che hanno sognato, quella appunto delle piramidi. E quindi abbiamo pensato di inserire la storia degli studi in piccole dosi lungo tutto il volume. Quindi appunto, come diceva Patrizia, un po' perché questo lo consentiva l'apparato iconografico ricchissimo grazie agli archivi e un po' perché il nostro desiderio in primis era, visto che esistono dei fantastici manuali di egittologia ma tutti un po' datati, volevamo sostanzialmente porre l'accento sulle novità, però raccontando come sempre ci arrampichiamo sulle spalle dei giganti e quindi comunque riprendendo di ogni sito la scoperta fin dall'epoca appunto passata fino alle ultime scoperte. Quindi abbiamo fatto permeare nel racconto storico anche, diciamo così, la storia della riscoperta, senza impegnare i ragazzi in un solfeggio troppo lungo all'inizio sulla storia dell'egittologia. Perché lo sappiamo, tutti vogliono suonare e si stufano un po' a fare troppi solfeggi. Questa invece altra, l'immagine accanto, appunto la scelta di mettere questa pagina è quella di mostrare la tomba 100, che appunto tra parentesi è una delle eccellenze degli archivi di Milano, che ne conserva una storica riproduzione, ma è per sottolineare che la scelta del volume è non porre la preistoria e l'epoca greco-romana come delle appendici alla storia faraonica, ma integrarle completamente nel volume, sempre ovviamente con, come dire, questa necessità di non esagerare nelle pagine per tanti motivi, fra cui anche quello di non farsi maledire troppo dagli studenti che poi la devono studiare.
Qui invece c'è un esempio di una di queste foto di scavo che appunto mi ha fatto molto piacere sentire le parole del professore che ha elogiato questa scelta, che è stata fatta un po' per non proporre nel volume sempre le solite immagini che si vedono in tutti i volumi e un po' per raccontare com'è il passaggio dal momento della scoperta al momento della musealizzazione e quindi appunto far vedere che magari una statua che oggi vediamo al museo completa nel momento della scoperta non aveva la testa, ma grazie appunto all'attenzione di Juncker che ha recuperato tutti i frammenti della testa, ed ecco che torniamo all'egittologo che l'ha scoperta e alla storia della scoperta, oggi viene presentata in museo completa. Quindi diciamo che un pochino il percorso seguito è stato questo. E per parlare un po' degli aggiornamenti, anche in tutta la parte sulle piramidi, che di solito nei racconti, diciamo così, dei volumi puramente storici non ci si sofferma molto sulle tecniche costruttive, io credo che appunto sia io che Patrizia riteniamo doveroso, visto che c'è tanta disinformazione, tanta comunicazione di tipo giornalistica, che un volume accademico invece ci si soffermi, che racconti le ultime scoperte e anche invece quelle antiche, quindi qui c'è appunto la bellissima tavola del Perring che fa vedere dove erano le cave, per contrastare appunto tutte queste teorie molto fantasiose che purtroppo prendono tanto spazio sui media. Questo invece è un piccolo accenno al volume, alla parte, diciamo, a colori del volume, per mostrare come anche qui le scelte sono state fatte un po' per mostrare a chi ha l'idea precostituita che l'arte egiziana sia tutta uguale. Anche le due statue di prima, quella di Umiunu, è stata scelta in questa breve presentazione proprio per dire che si cerca di sfatare, no, tutti questi luoghi comuni che ci sono sull'Egitto. Uno lo ha sfatato il professore, lo ringrazio. L'Egitto sì è una cultura d'oasi, ma nello stesso tempo è strettamente interconnessa con tutto il vicino Oriente. Da qui anche la scelta di mettere un quadro sinottico proprio per sottolineare che l'Egitto in realtà interagisce come con tutto il vicino Oriente antico, e invece un altro luogo comune è quello di pensare a una storia egiziana tutta uguale a se stessa o a una scultura tutta uguale a se stessa. Quindi l'apparato iconografico è stato proprio scelto nel tentativo di dare subito a chi lo sfoglia non soltanto delle immagini un po' diverse dal solito, ma anche così, degli input da approfondire, perché le nostre 400 pagine ci limitavano un po' a dire tutto quello che avremmo voluto. Però vedete che questa formula del momento della scoperta, per esempio i modellini lignei di Mec-Tra, sono stati proposti nel momento della scoperta, quindi sono state scelte tutte immagini che sottolineassero questo. E dobbiamo ringraziare, Patrizia, anche alcuni tuoi allievi di generazioni un po' più indietro, come Federica che è qui, Federica Scatena, o come Lorenzo Guardiano che ha lavorato a quella lista dei nomi geografici, o Ilaria Sieli che ha lavorato alla ricerca iconografica insieme a noi e che hanno portato a questo risultato, perché il lavoro appunto da fare era tanto. Qui ci sono gli approfondimenti delle rubriche dedicate alla lingua, anche il discorso della letteratura spesso non è inserito nei manuali di storia faraonica, e il discorso delle fonti che faceva prima il professore. Noi abbiamo proprio voluto farlo permeare dentro nel racconto storico, così anche come l'evoluzione delle costruzioni delle tombe, quindi come variano, come si sviluppa un tipo più provinciale. Insomma, abbiamo cercato di segnare anche i passaggi culturali, quindi la scelta per esempio di dare al Medio Regno, ad alcuni faraoni che hanno questi visi segnati come il nostro Amenemhat, con le occhiaie, le rughe, però una potenza che non fa assolutamente dubitare della loro importanza, sono tutte scelte fatte appunto per dare in una sfogliata di libro subito l'idea che la scultura egiziana è molto più varia di quello che si è portati a credere. Ah, scusate, torno un attimo indietro, visto che il professore si era soffermato sulla
sulla tomba di Beni Hassan con appunto gli uccelli sull'albero, eccola là in alto. Questo è un tema a me carissimo, come Patrizia sa, perché appunto noi ci conosciamo dall'università e io ho fatto la tesi di laurea proprio sulle conoscenze della fauna nell'antico Egitto, quindi come loro conoscessero bene gli animali e li sapessero rappresentare in maniera riconoscibile. Qui invece vediamo per esempio una foto antropologica, quindi l'importanza dell'antropologia anche nello studio della storia egiziana, e quindi questo si ricollega anche al nostro scavo, dove dopo magari do di nuovo la parola due minuti a Patrizia per dire quanto è importante nella nostra missione questo aspetto. E qui ancora immagini riferite al nuovo regno, sia bianco-nero che a colori, e ancora il nostro archivio con gli archivi di Loré, dove appunto si vede il momento in cui l'egittologo studia la mummia di Amenhotep II e si vede come ci sia anche un'attenzione all'evoluzione architettonica delle tombe, quindi abbiamo spesso messo sezioni, piante, proprio perché in un solo manuale ci fosse storia, storia della scultura, dell'architettura, come diceva la dottoressa Russo introducendoci, anche una storia dell'evoluzione sociale, culturale. E poi appunto chiudo col periodo greco-romano, che è trattato sicuramente con un peso inferiore a tutto il resto, perché il tempo è tiranno e perché soprattutto il numero delle pagine è tiranno, però volutamente non rappresenta una cesura ma un proseguo. Quindi il periodo ellenistico e romano è stato inserito come ultimo capitolo a tutto, diciamo, a tutto tondo per chiudere un percorso storico che lo comprende. E a me è capitato spesso, facendo conferenze, di sentirmi chiedere come è finita la storia egiziana. È finita lentamente in un millennio di domini e quindi è un racconto lungo da fare. Sono mille anni di dominazioni straniere che lo hanno fiaccato e ridotto alla fine della sua grandezza, però è sicuramente importante che tutto questo percorso sia inserito a pieno titolo nell'evoluzione storica del paese. E poi vi faccio sognare con quest'ultima immagine e passo la parola. Sì, chiudo subito solo con una parola. Questa è Aswan, appunto, dove noi scaviamo, che abbiamo avuto l'occasione di presentare qui qualche mese fa, sì, lo scorso anno. Io volevo solo chiudere ringraziando naturalmente il professor Paolo Mattie, che è uno dei nostri grandi maestri, ma ricordando anche altri due maestri che hanno ispirato direttamente questa opera. Uno, maestro lontano, che il professor Mattie ha ricordato all'inizio, e cioè Alan Gardiner. Il professore ha ricordato la grammatica di Gardiner, ma ricordiamoci anche della famosa storia, no? Egypt, noi la conosciamo come la civiltà egizia, è stato tradotto in italiano, ma in realtà era il mondo dei faraoni, insomma, comunque un volume sul quale noi abbiamo studiato ai tempi dell'università e che è in filigrana, diciamo, dietro questo manuale. L'altro, molto più recente, degli anni 90, era la storia dell'antico Egitto di Grimal, di Nicolas Grimal, che ugualmente era intessuto ugualmente di storia, di archeologia, eccetera. Quindi questi due manuali sono citati ovunque, anche in questa nostra introduzione all'egittologia, come abbiamo voluto chiamarla, quindi il volume di Gardiner e il volume di Grimal, che, se ricordo bene, ma non vorrei sbagliarmi, aveva tradotto Gabriella Mattie. Quindi c'è tutto un legame, insomma, tra di noi, che è quello che in fondo fa la storia, no, delle nostre discipline e della ragione per cui continuiamo un po' a raccontarla e anche un po' a insegnarla. Grazie. Grazie. Vorrei ancora una volta ringraziare il professor Paolo Mattie per essere stato qui con noi questa sera, e Patrizia Piacentini e Massimiliana Pozzi Battaglia per appunto questo bellissimo volume, molto utile soprattutto sia a chi inizia lo studio di egittologia, ma sia anche per gli appassionati. Grazie a tutti e grazie anche a chi è qui, al nostro pubblico, sia in presenza sia da remoto. Grazie.